I voti saranno la grande differenza del video di oggi rispetto a tutti gli altri che ho fatto finora su GasTube. Andremo a votare da 0 a 10 l'estetica, devo leggerli se non mi ricordo, estetica, costruzione, suono, suonabilità e versatilità delle tre chitarre che sono oggi sottoposte a giudizio. Ognuna di queste categorie concorrerà poi al raggiungimento di un punteggio che decreterà quale delle tre sarà vincente. Ma attenzione, ci sarà anche una categoria special, cioè una categoria tutta mia, che potrà confermare o ribaltare la classifica. Ciao Alessandro Borghese. Buongiorno Alex. Allora, l'idea è che lo special va poi a dare un bonus a quella delle tre chitarre che io personalmente comprerei, quella diciamo approvata veramente da GasTube. Facciamo una prova. Partiamo dall'estetica e ditemi nei commenti se vi piace questa nuova modalità. Mi sono andato a prendere su strumentimusicali.net questa bellissima Paul Smith McCarty 594 SE. Potete vedere già che l'estetica è straordinaria, un top bellissimo, molto molto bello. La chitarra arriva con il suo case morbido, che è molto bello da avere, al contrario sia della Guild che della Schecter, che sono ora alla mia sinistra, quindi questo è un grosso plus. A vederla così è veramente una chitarra seria, con il binding qua lungo praticamente tutto il body, e scusa questa particina qua, ma per ovvi motivi, perché si va a svasare, no, questo lato, quindi non avrebbe senso avere il binding. C'è il binding è questa roba crema che c'è lungo tutto anche il manico, quindi esteticamente con i suoi uccellini presenta benissimo. Anche la paletta è quella classica sostanzialmente Paul Smith. La scrittina SE ci ricorda che la produzione è indonesiana. Una chitarra che esteticamente non ha nulla da invidiare, ripeto, alle sorelle americane. Secondo me, vederla così non è detto che uno la riconosca come una chitarra economica, quindi le darei un bel 9, perché è una chitarra molto bella e oltretutto ha il plus della custodia. Non posso dire la stessa cosa di questa Schecter, che è, allora, ovviamente c'è un po' una parte di giudizio mio personale, ci mancherebbe altro in tutto questo, magari a voi piace tantissimo. Devo dirvi, a me questa, a vederla così, e anche per la tipologia di verniciatura scelta, che è satinata ma sotto le dita è un po' irregolare, insomma, è bellina, però non posso dire che è a livello dell'altra. Anche il palissandro che è stato utilizzato per la tastiera è un pelino più chiaro, è bello, non è un brutto palissandro, soprattutto perché stiamo parlando di chitarre intorno ai 1000 euro. E poi raga, io vi devo dire la mia sincera verità, è mia personalissima verità, tra l'altro magari a voi piace tanto, a me la paletta Schecter così non piace granché. Questo ovviamente si stacca, non glielo stacco, però c'è scritto single coil, perché poi lo vedremo dopo, si può alzare e fare in modo appunto di trovare altri suoni all'interno dello strumento. Per il resto sì, è una chitarra tipo Les Paul, anche questa cosa qua non mi fa impazzire proprio per come è fatta in questa zona, no? È una specie di quasi spalla fiorentina, sembra quasi una 175 piccola, una S175 di Gibson, cioè vedete quella puntina. Non mi fa personalmente impazzire. Tra l'altro, entrambe, vi faccio notare una piccola cosa, entrambe hanno i tasti posati sopra al binding, al contrario delle sorelle americane, insomma dei chitarre più di pregio, che hanno il binding sopra ai tasti. Questa è una piccolezza, però vabbè, devo dirvi, per me, io personalmente le do un 6 a questa chitarra come estetica. Non riesco ad andare oltre, perché non ha la classicità della Les Paul, ci sono un po' gli elementi che cambiano, mutano rispetto al progetto originale. 6. La Guild, invece, è una chitarra che, devo dirvi, deve piacere, perché è molto particolare come forma. Non è la classica Les Paul, come potete vedere, è un po' più cicciotta, però a me piace. Il top è fighissimo, cioè lo potete vedere da voi, è veramente un top di grande qualità per essere uno strumento così economico. E vi faccio notare che, come anche la PRS, sì, la PRS è debolmente carved, quindi ha un pochino di svaso qua. Al contrario, raga, questa non so se si vede nella camera, ma penso di sì, ma qui c'è veramente uno svaso importante, c'è un lavoro
molto molto importante che è stato fatto da Guild. La chitarra è made in Corea, il che mi fa dire, cavolo, bravi, perché anche la Schecter lo è per la verità, però la Corea sicuramente è una garanzia ormai. E vi faccio notare un'altra piccolezza, qua c'è l'indicazione del punto in cui siamo con i potenziometri e vi devo dire che all'inizio credevo che fosse qualcosa di appiccicato al body, no? Dicevo, ma cos'è sta roba? Ho iniziato a far così per cercare di toglierlo. In realtà sono questi puntini di metallo, come fossero delle teste di un chiodino, che sono piantate qua, ovviamente non penso che sia quello, comunque sono piantate qua e ci danno l'indicazione di dove siamo sul potenziometri. Molto bello, assolutamente di classe, inaspettato su uno strumento di questo prezzo. In ultimo la paletta, che trovo molto molto gradevole, con queste piccole chiavette di stampo vintage, vedete che dietro sono addirittura aperte. Non sto a dirvi come sono, ve lo dico dopo in costruzione, però raga, veramente un bellissimo strumento, molto leggero tra l'altro, quindi questo lo mettiamo in mezzo, non so se vada in costruzione o no, non lo so ancora. Comunque raga, io le do 8 a questa chitarra dal punto di vista estetico, veramente molto bella. Ora passiamo invece alla seconda parte, che è quella dedicata alla costruzione, quindi come sono fatte questi strumenti. Ma riassumendo, Pori Smith le abbiamo dato 9, Guild le abbiamo dato 8 e Schecter le abbiamo dato 6. Seconda parte dedicata alla costruzione. Partiamo di nuovo dalla Pori Smith, che vede una costruzione da un certo punto di vista classica, mogano per quanto riguarda il body e il manico, palissandro la tastiera, acero, ovviamente acero, e sottolineo un bellissimo acero. Il corpo, mogano massello tra l'altro, e qua dietro proprio un bel moganone. I pickup sono i 5816S, che si possono anche splittare in questa maniera, classico, tre vie. Qua le meccaniche non sono autobloccanti, ma vi posso già dire chi se ne frega, sono veramente molto comode, molto precise. Non mi entusiasma il materiale di cui sono fatte, una plastica un po' cheap, non tanto al tocco, proprio un po' alla vista, sono un pochino cheap, però a parte questo sono precisissime. I tasti sono abbastanza alti e ne fanno, quindi fanno sì che sia molto comoda. La scala è una scala un po' particolare, perché è 24-59, al contrario dei 24-75 classici di Gibson, ma perché è una McCarthy, segue un po' la sua filosofia, bla bla bla. È una chitarra che a livello di costruzione non ha nulla da invidiare, secondo me, a strumenti anche ben più costosi, quindi io, soprattutto in relazione al prezzo, le do un bellissimo 8. Aggiungo ancora che il manico è un po' importante, è un manico di stampo un po' vintage, è un manico che sotto le dita si fa sentire nel playing, perché, insomma, dovete essere un po' abituati e abituate a una sezione del manico non un po' generosa, mettiamola così, nulla di trascendentale, ma un po' generosa. Il ponte è un ponte molto particolare, perché è zincato in zinco e molto bello esteticamente, non ve l'ho detto prima, ma mi piace moltissimo dal punto di vista meramente estetico. Passo ora alla Schecter, la prendo perché qua c'è da dire un po' di cose. Allora, è una chitarra ben costruita? Sì, secondo me sì. È una chitarra che quando la prendi in mano è un po' più cheap rispetto alla PRS, e credo che sia principalmente colpa della verniciatura, che è una verniciatura satinata, data molto bene peraltro, ma che a me sa un po' di chip, avvicinata a questo chip un po' economico, un po' un termine per dire che è un po'... Sì, è un po' poverella da un certo punto di vista, perché dietro il manico è verniciato anche lui, satinato, fa un effetto un po' strano. Non lo so, non mi convince in pieno. I tasti anche qua, come sulla Pori Smith, non ve l'ho detto, ma sono posati veramente molto bene, sono molto comodi. Sono anche qua di sezione abbastanza generosa, sono abbastanza grandi. La sezione del manico invece è decisamente più piccola. È un manico molto comodo, ma un manico moderno, come mi sembra voglia essere un po' tutta la chitarra, che anche a livello di controlli non ha come prima i classici controlli volume e tono, ma ne ha uno di meno. Si possono splittare i pickup qua, vedete? Cioè, è proprio un'altra filosofia, secondo me, dietro, che guarda un po' oltre il solito Les Paul. Bisogna poi vedere cosa esce fuori a livello di suono. In ultimo, meccaniche questa volta autobloccanti, ma vi devo dire la verità, ho preferito le non autobloccanti
della PRS, in questo caso non vi spoilerò ancora la guild. Perché? Perché nel momento in cui giro non sento quella precisione che invece vorrei nel momento in cui vado appunto a girare una chiavetta che è appunto autobloccante. Capotasto Ernie Ball, potete vedere che qua è anche scritto, sono anche le corde Ernie Ball, ci sarà una collaborazione. Insomma, una chitarra che io vi dico, le do un 7 perché capisco che possa piacere ad alcuni, io però non la prenderei, cioè forse per me sarebbe un 6, però facciamo che è un 7, così metto d'accordo anche quello a cui piace esteticamente, perché non è che sia brutta, è un pochettino cheap. Guild Blues Bird, prima cosa, più leggera delle altre, parecchio più leggera. Top in acero, mogano, molto bello peraltro, infatti è lasciato a vista senza alcuna paura da guild, mogano sia per comunque il body che il manico. Parto dalle chiavette di cui ho appena parlato prima sulla Schecter, devo dirvi che queste qua hanno un'estetica super vintage ma sono precisissime, sono super contento di queste chiavette che peraltro sono molto belle esteticamente, così come molto bella la paletta. Occhio che non ce l'ha voluta, questa è una cosa un po' particolare, un po' una sega mentale, però sulle Gibson dal 70, se ricordo bene, 69, mettono una specie di pezzettino in legno così in più, no? Come una sagomatura così, che c'è per esempio sulla Schecter, vediamo se c'è anche, non c'è sulla PRS, però la PRS ha anche un angolo inferiore della paletta, quindi tende un po' a scassarsi di meno. Qua invece con una paletta così lunga, insomma un rinforzo in questo punto, io l'avrei sinceramente apprezzato. Palissandro, bello, secondo me se ci si mette un po' di olio sopra diventa veramente molto bello perché ha una bella venatura, non scurissimo ma una bella venatura. Mi piacciono molto i segnatasti che sono molto, molto visibili senza risultare un po' kitsch, secondo me sulla Schecter sono troppo madreperlati, invece qua secondo me è corretta la madreperlatura. Pick up 58 JB. Wow, Seymour Duncan. Per il resto è una Les Paul nel più classico delle sue forme, escluso il fatto che non ha la forma di una Les Paul. Questo può piacere oppure no, sì, io la trovo molto molto gradevole, però qua di nuovo entriamo nel campo di gusti, a me piace molto, molto morbida, un po' cicciottina, e mi piace tantissimo la lavorazione che hanno dato al top, perché è veramente bella. È carved, quindi da qua che è un po' più alto si abbassa, si rialza, cioè un top veramente figo che lascia anche capire che il lacero ha un suo spessore, altrimenti questo lavoro non lo puoi fare. Quindi brava guild, raga, io darei un bell 8 anche a lei, un bell 8 anche a lei, ma proprio tranquillamente, forse ho dato troppo la Schecter, ma ormai teniamo così, 8 PRS, 7 Schecter, 8 anche la guild. Andiamo alla prova del suono. Per una volta parto dai puliti, mi dite sempre che non li faccio, quindi parto dai puliti. Questo era il pick up al manico, morbidissimo, veramente bello, bello in modo assurdo. Passo al centro, quindi tutti e due pick up insieme. Bellissimo. Pick up al ponte. Super vintage, cioè questo è un sound molto molto vintage, puff oriented come deve essere la McCarty. Considerate che questo sound è quello che potete, non è proprio lui ovviamente, però è quello che ha proprio delle Les Paul vintage, cioè un suono che vedete che è quasi single coiloso, con un bel attacco che vi permette di fare delle bellissime ritmiche. Già impulito. Bellissimo, molto a fuoco, mai freddo. Proviamo a splittarlo.
non mi fa impazzire, questo non mi fa impazzire, ma è un problema mio. Se vi serve un pickup splittato, ci sta, non dico che vada bene come una Silver Sky, però... Cioè, raga, mica posso dire che è brutto, questo è pick up al manico splittato. Torno nella posizione con l'humbucker intero, metto il ponte, via di rock and roll con un po' di distorsione. Mamma mia, bellissima. Allora, un sound morbidissimo. Qua avevo, ho controllato perché ho detto magari si è chiuso un pochino il potenziometro del tono. No, no, è proprio così. Ma bellissima, molto molto bella. Manico, mi aspetto un sound veramente morbido. Bella, bella, bella. Centro. Allora, le manca, ma secondo me è una caratteristica questo, le manca un po' di graffio in alto. Sentite qua. È bella grossa sulle medie o medio-basse, gli manca un pochino di graffio in alto, appunto. Sì, le manca un pochino questo graffio, però non direi che non è un problema, è male che vada, si recupera con un pochino di presence in più sull'ampli. In questo momento sto usando un Friedman simulato direttamente da Universal Audio, come nell'80% delle mie prove degli ultimi anni, una simulazione praticamente perfetta di quell'ampli, gain a metà del canale distorto. Otto, anche per quanto riguarda il sound. Stupenda chitarra, veramente molto 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 bella. Senza fermarci, passiamo alla Schecter e continuo con i suoni distorti, dove secondo me è dove lei rende di più, perché è una chitarra che a mio parere è pensata proprio un po' per essere bella cattiva. Vediamo un attimo, pick up al ponte e vediamo cosa succede. Per me è troppo sbilanciato in basso. Per me è troppo sbilanciato in basso. C'ha delle basse frequenze proprio un po' boomy. E le manca un po' di attacco in alto. Io adesso vado a mettere il single coil e vedrete che arriva. Ci sono due problemi in questa chitarra, secondo me. Cioè, non è un sound... È un sound molto molto moderno. Cioè un sound non da Les Paul. E l'altro è che mi piace di più splittata. Proviamola con molta più distorsione e vediamo cosa succede, perché secondo me è dove rende di più in assoluto, sulla roba proprio... Capito, no? Confermo, qua è dove rende di più sicuramente, è una chitarra che è votata, secondo me, all'hard rock e al metal. Sentite. Qua brutta non è. Qua brutta non è. Thank you.
brutta non è. Allora, non posso dire che sia brutta con questa distorsione. Non è il mio, non è il mio. La sentiamo magari su un sound più clean e vi spiego perché secondo me è molto lontana dal suono delle spoglie, in sostanza. Paradossalmente qua ha tante acute che con la distorsione si chiudono un po'. Sentite qua. È un sound che, prima ho controllato di non essere in modalità single coil, è molto single coiloso, ma molto moderno come un sound veramente... molto adatto però magari a qualche arpeggio, appunto, ripeto, in un'ottica molto più moderna. Qua non si sente quasi il bisogno di un single coil, quindi splittando secondo me diventa un po' troppo verso gli acuti. Non lo so, non mi convince, questo è troppo nasale. Splittati gli humbucker sono sempre un po' lì così. Diciamo che nell'insieme io le darei un 6. Non è una chitarra che mi fa impazzire, non mi fa impazzire, però poi vi dirò dopo un po' di cose carine sulla sua suonabilità, perché lì invece secondo me ci siamo. Passiamo alla Guild, alla Bluesbird. E porca vacca! Che bella che anche chiudendo i toni. Molto bella. Allora, sound completamente diverso, molto più vintage, un po' più vicino a quello della Pori Smith e appunto della Les Paul vera, molto scampanellante, può non piacere, un po' 59 come stile. Però è bello pienotto, cioè non posso lamentarmene. Anche andando al ponte... capito? Questo dico. Cioè, mi permette di fare un assolino in clean? Che, raga, spostatevi. Facciamoci un'ultima prova, un'ultima prova qua. È bella anche al manico, è per fare sta roba. Ripeto, un po' single coiloso, ma un po' più pienotto, un po' più vintage style. L'altro troppo, secondo me, un po' troppo precisino. Ecco, precisino. Splittato, non si può splittare. No, questa non si splittava, scusate, cancellate. Bravi che non le fate splittare, che ce fregano di splittarle. Vado avanti con i distorti. Questo era il ponte. Cioè, capite quando dico che è proprio vintage style? Poca distorsione, non è che non quintale, eppure c'è un suono grosso così. Pick up al centro, tutte e due.
mamma mia, questa è una chitarra bellissima, proprio bella. Devo dirvi, tra tutte, no, sto spoilerando lo special, molto bella, molto bella, molto bella. Proviamo a chiudere un pochino, anzi, mettiamo il massimo della distorsione e vediamo dove che arriva, perché ho un po' di idee su per fare un suono bello. Qual è quel punto che si sente? Quasi single coiloso, come vi dicevo prima, ma grosso, grosso così. Questo è un sound vintage. E notate quanto chiude bene. Qua mettiamo il volume a circa la metà. Questi suoni li ho fatti tutti solo cambiando il volume da qua. Cioè, raga, questa è tanta roba, bellissimo strumento, bellissimo strumento, bellissimo strumento, bellissimo strumento, alert, bellissimo strumento, proprio bella. E peraltro, ripeto ancora quello che dicevo prima, la precisione delle meccaniche spacca, spacca, bellissima, bellissima. Suonabilità, allora, sulla suonabilità, ah, non vi ho detto, no raga, il voto di questa, voto per il suono, mi sbilancio. 9, dicevamo, suonabilità. Per la suonabilità ricominciamo il giro, ma sarò molto breve. Pori Smith, molto comoda, abbastanza leggera, mi piace lo svaso per la panza. Questo manico che a me piace parecchio, ma so che a molti di voi potrebbe non piacere perché è un po' cicciotto, ma in realtà non così tanto, ci si abitua secondo me. Vi faccio solo notare che la verniciatura è sì lucida, ma non dà fastidio, cioè non, anche se sudate, non è di quelle che ti intruppi a metà e non riesci più a muovere la mano. Quindi per me tanta roba, le diamo un bell'otto, anche su questo sta facendo un filotto di otti. Bella chitarra, suonabile, comoda, giusta all'altezza dei tasti che sono un po' cicciotti, però insomma danno una mano. Schecter, allora, sulla Schecter bisogna aprire un capitolo a parte, perché secondo me questa è una Les Paul per chi non vuole una Les Paul, anche e soprattutto nella suonabilità. Non ha stranamente lo svaso per la panza, nel senso che sono una chitarra così moderna, mi hai fatto lo svaso per arrivare qua comodo agli ultimi tasti, che è una figata, però non mi hai fatto lo svaso per la panza, a sto punto fammelo, no? Guardate qua, hanno anche pensato allo svasettino qua sotto in fondo, perché così arrivo proprio, cioè, ragazzi, arriva comodi qua, cioè, questa è una figata di idea. Quindi, il manico è comodissimo, non posso dire nulla, il manico si vola su questo manico, è un manico della Madonna, cioè, cosa vi devo dire, è bellissimo. Però, e ripeto ancora una volta, una chitarra Les Paul per chi vuole Les Paul come estetica, non tanto come sound, e però vi faccio notare che bella l'idea della voluta così grande, ecco, questo che vi dicevo prima, no? Quindi tanta sicurezza sul fatto che anche se si muove un pochino la paletta non si scassa. Insomma, comoda? Sì. È una chitarra con i tasti anche abbastanza grandi, per cui sono morbidi quando fate... Che vi devo dire? Una chitarra comoda, a mio parere, poteva essere più comoda con la panza svasata, però le diamo un 8 anche a lei, perché comunque è una chitarra che è piacevole da suonare, quando la tieni addosso, 8 anche a lei. Però raga, adesso arriviamo alla Guild, e secondo me qui bisogna aprire un capitolo a parte, perché è una chitarra che, per quanto mi riguarda, trovo comodissimo il manico, trovo comodissimo l'innesto del manico sul body, trovo comodissimo addosso perché è abbastanza sottile, quindi non troppo pesante, però le diamo un 7. Perché questo? Perché comunque non ha queste idee più moderne insomma, dell'attacco che ci possa arrivare comodamente qua con la mano, come hanno le alt, come ha soprattutto la Schecter. La Pori Smith controllo, ma no, non ce l'ha. Non ha lo svaso per la panza, cioè è una chitarra un po' più vintage style. Le do un 7 perché secondo me non è che ha qualcosa di sbagliato, è giusta così, però le diamo 7. Quindi, ricapitolando, 8 e 8 per Schecter e Pori Smith, 7 per la Guild. In ultimo, il discorso versatilità, raga, velocissimamente, le diamo un... anzi, mi segno un attimo questi voti.
eccoci qua, perché voi non lo sapete, ma io i voti li do live, non li ho decisi prima, e che forse in casina, spero di contarli giusti. Versatilità, raga, io qua li do un 6, ma non è una cosa brutta, perché è un 6, perché raga, lei fa le spol, cioè non è che fa le spol, lo chiamate come illa, non ho mai capito. Però è una chitarra che è sincera, ti dice a me piace fare quello, io ho gli humbucker, non posso splittarli, i suoni sono quelli, non rompete le scatole, o vi piace o non vi piace. A me è una roba che piace molto questa. Al contrario della Pori Smith, che è evidentemente più, più, come si dice, più versatile. Perché è una chitarra che nasce con i pickup splittabili, con dei pickup forse un pochettino meno caratterizzanti, cioè quelli della Blues Bird sono veramente super vintage. Qua sì, si va in ottica vintage, ma è una chitarra con cui potete suonare un po' di tutto. Io le do un bel 8 per la versatilità. Poi, oltretutto, appunto, la versatilità è anche, secondo me, un discorso di comodità, di svaso per la panza, come dicevo prima, che qua c'è, cioè... Quello la rende anche versatile, comoda, perché la potete tenere in più di una posizione. Cioè, secondo me è una chitarra che un 8 se lo merita tutto. Al contrario della povera poveretta sta Schecter, la sto distruggendo, ma devo essere sincero con voi. Allora, per me questo è un 6 di versatilità, perché è vero che c'è il pick-up splittabile e tutto, ma è una chitarra che guarda il rock metal. Se provate a usare questa per fare il blues, lo potete fare, sì. Viene benissimo? Non lo so. Se ho fatto bene i conti, raga, spero di aver fatto bene i conti, raga. Se così non fosse, fatemi una risata. Ultima, partiamo dal terzo posto, la Schecter con 33 punti. La Guild è al secondo con 38, la Pori Smith è prima con 41 punti. Quindi, vince la Pori Smith, attenzione, c'è ancora lo special, che sono 5 punti che do alla mia chitarra preferita tra queste, perché c'è una chitarra tra queste tre che io comprerei, e la migliore in assoluto? No, perché è una chitarra che ho reputato poco versatile, è una chitarra che ha dei limiti estetici, ha dei limiti perché non ha lo svaso per la panza, ha dei limiti perché non va bene a suonare tutto, ma è quella che più mi ha convinto in termini di suoni. L'avevo già provata in passato, mi era già piaciuta. I 5 punti vanno alla Guild, quindi attenzione, si rigira tutta la nostra classifica, perché lei, la Guild, passa da 38 a 43 punti grazie al mio special, e quindi arriva al primo posto, seconda la Pori Smith e ultima a 33 la Schecter, che a mio parere è un pochino più indietro. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo e se vi è piaciuto questo format, cosa cambiereste, cosa dovrei mettere, togliere, insomma, mi raccomando, questo è un video che è un po' una prova, dovete dirmi voi cosa cambiare all'interno dei commenti e cosa ne pensate. Insomma, spero che sia stato di vostro gradimento questo video, che penso sia anche abbastanza lungo, non so, adesso lo monto, vediamo quanto viene. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, ma ringrazio, prima di chiudere, strumentimusicali.net, perché mi manda sempre tante cose belle da provare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!